Buonasera a tutte e a tutti coloro che ci stanno seguendo, tramite Facebook. Questa è un'iniziativa promossa dalla coalizione Cambiamo Agricoltura, che appunto questa sera parleremo di glifosato e delle ricadute sulla salute e sull'ambiente di questo erbicida. Prima di tutto, però, scusatemi, un fuori programma e un fuori tema. Io penso ormai da qualche mese in ogni iniziativa pubblica, mi perdoneranno le relatrici, poi le presento, ma io in ogni iniziativa pubblica per scelta personale voglio mandare sempre, dato quello che sta succedendo, un messaggio di pace. Credo che anche questa sera, da questo webinar, possa arrivare un messaggio da parte della coalizione Cambiamo Agricoltura, di ISDE e delle relatrici, se ovviamente sono d'accordo, ma non ne dubito, un messaggio di pace, perché occorre fermare subito i due conflitti principali che in questo momento vedono impegnato, purtroppo, tanti, vedono tantissimi civili innocenti sotto le bombe. Stop guerra prima possibile. Detto questo, ritorno al tema del pomeriggio, della serata, di questa oretta insieme. Dicevo, stasera parleremo di glifosato assieme alla dottoressa Fiorella Belpoggi, figura nota nel mondo scientifico italiano e non solo, già una direttrice dell'Istituto Gramazzini e oggi, tra le altre cose, componente del Comitato Scientifico di ISDE, l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente. Accanto a lei, che quindi ci darà, diciamo, una lettura più legata alla salute rispetto all'erbicida, al pesticida glifosato. Accanto a lei, Emanuela Pace, invece, che rappresenta l'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale Italiana, funzionaria dell'ente e coordinatrice del rapporto annuale, del monitoraggio annuale che viene fatto, il rapporto annuale che viene fatto sui pesticidi nelle acque italiane. Grazie Manuela, grazie Fiorella di essere qua con noi. Grazie. Dicevo, questa sera parliamo di glifosato, lo facciamo con un webinar promosso da Cambiamo Agricoltura, che è una coalizione di diverse decine di associazioni italiane, associazioni, comitati che si occupano appunto di, tra le altre cose, che si occupano di agricoltura sostenibile, di un diverso modello di sviluppo e nello specifico di un diverso modello agricolo, un modello che appunto faccia meno dei pesticidi e che sia più aderente, diciamo, alla salute umana e all'ambiente che ci circonda. Ringrazio anche la Fondazione Cariplo, grazie alla quale la coalizione esiste. Ovviamente, come tutte le realtà del mondo del volontariato e dell'associazionismo, c'è sempre bisogno di qualcuno che dia un sostegno per farle funzionare. In questo caso, la Fondazione Cariplo da qualche anno sostiene appunto la coalizione, le varie progettualità, tra cui appunto le attività di informazione e formazione come quella di questa sera. Prima di passare la parola alle due relatrici, inserisco il tema nel contesto istituzionale politico, di oggi. Perché ne parliamo oggi, in questi giorni? Ne parliamo in questi giorni perché, come forse molti di voi sapranno, il glifosato, che è un erbicida utilizzato nell'agricoltura in tutto il mondo, il cui, diciamo, prodotto più importante è distribuito dalla Bayer, l'ex Monsanto, è un erbicida che deve vedere, o meno dal nostro punto di vista, come coalizione Cambiamo Agricoltura, speriamo di no, un'autorizzazione al suo utilizzo e alla sua vendita in Europa nelle prossime settimane. C'è stata una battaglia negli anni passati da parte dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni che si occupano di agricoltura, che si occupano di salute pubblica, dei ricercatori, di tanti enti di ricerca italiani e non solo, affinché questo erbicida, questo pesticida non venga più utilizzato. I motivi sono tanti per cui non deve essere utilizzato e ce li spiegherà Fiorella ed Emanuela. A me preme solo sottolineare che queste settimane sono molto importanti perché una decina di giorni fa la Commissione Europea, anzi un mese fa la Commissione Europea ha il meccanismo per il suo utilizzo, la procedura attraverso la quale si può o meno autorizzare questo erbicida come altre sostanze chimiche, per oggi parliamo di questo, è un meccanismo che vede il concorso tra la Commissione europea e gli Stati membri. La Commissione che fa una proposta, gli Stati membri che in un comitato intergovernativo specifico si riuniscono e decidono appunto se accogliere o rigettare la proposta della Commissione.
Rispetto al glifosato, la Commissione europea più di un mese fa ha prodotto un paper molto fumoso da molti punti di vista, poi magari ci entreremo, che chiede, che propone la riautorizzazione dell'erbicida per 10 anni nel nostro continente, in Europa. Gli Stati membri sono stati chiamati una decina di giorni fa a Bruxelles per decidere se accettare la proposta della Commissione rige o rigettarla. Bene, per fortuna, aggiungo io, gli Stati membri non hanno trovato un accordo, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata che è necessario avere per questo tipo di decisioni e quindi la decisione non è stata presa. Abbiamo avuto stati che hanno votato contro, stati che si sono astenuti e stati che hanno votato a favore. Tra quelli contro e gli astenuti, coloro che si sono astenuti e hanno votato contro sono stati un numero talmente importante che non hanno permesso al Comitato, lo SCOPAF, appunto il Comitato Intergovernativo che vi citavo prima, di poter legiferare, di poter decidere sulla proposta della Commissione. Cosa succederà adesso? Nel giro di 15-20 giorni il Comitato verrà riconvocato per vedere se tra gli Stati e la Commissione, tra gli Stati, viene trovato un accordo di compromesso per rigettare o accettare l'autorizzazione. Questo era già avvenuto 5 anni fa, quando appunto non fu trovato un compromesso e il pesticida fu riautorizzato solo per 5 anni anziché i canonici 15, se non sbaglio. Siamo di nuovo, speravamo, questo parlo da esponente di ISDE, dell'Associazione Medici per l'Ambiente, speravamo che dopo questi 5 anni si arrivasse finalmente alla messa al bando. Purtroppo così non è stato. Ripeto, gli stati dovranno decidere nel giro, i governi dovranno decidere nel giro di qualche settimana, di qualche giorno probabilmente. Quindi momenti come questo servono anche a formare e informare l'opinione pubblica italiana e i policy maker, i nostri politici, affinché prendano una decisione importante a favore della salute e dell'ambiente. Questo è l'obiettivo. Oggi daremo degli elementi scientifici chiari e incontrovertibili in tanti aspetti per poter affermare che è opportuno vietare l'utilizzo del glifosato in Europa. Ci sono, chiudo. Ci sono delle alternative, questo poi magari lo dirà probabilmente chi parlerà questo pomeriggio, ci sono delle alternative che sono già state evidenziate, promosse anche da numerosi enti, quindi non si tratta di non trovare, di eliminare questo tipo, la funzione di questo prodotto all'interno dell'agricoltura, significa trovare delle alternative più sostenibili sia per l'ambiente che soprattutto per la salute umana. Detto questo, nella speranza appunto che quando scadrà l'autorizzazione il 15 dicembre, in queste settimane, si riesca a convincere gli stati a votare contro e la Commissione a rivedere la sua decisione, tra parentesi, l'Italia è uno di quegli stati, ahimè, che ha votato a favore della proposta della Commissione, differentemente da 5 anni fa, quando invece ebbe fortunatamente un atteggiamento positivo, cioè si astenne, se non sbaglio, cioè non dette il via libera alla proposta di riautorizzazione completa. Ha cambiato idea, è cambiato il colore politico del governo, però speravamo che su alcune questioni come questa non c'è destra e sinistra, c'è la salute che dovrebbe essere tutelata da chiunque, sia che guidi il governo la Meloni che lo guidi la Schlein, o insomma un esponente del centro-sinistra. Detto questo, passo la parola. Chiaramente chiunque ci sta seguendo può nei commenti su Facebook fare domande, affermazioni, quello che volete, però poi sarà mia cura come moderatore di questo incontro sottoporle alle relatrici. Io partirei con la dottoressa Fiorella Belpoggi, chiederei a Fiorella di illustrarci, so che ha anche una presentazione, chiederei a Fiorella. Che ripeto, è una delle massime esperte italiane per vari motivi che poi lei ci dirà, di illustrarci che cos'è il glifosato e perché è dannoso per la salute dell'uomo. Grazie, Fiorella. Mi senti, Fiorella? Hai il microfono spento, te lo attivo io. No, non te lo posso attivare io. Non mi senti, Fiorella? Emanuela, tu mi senti? Ah, ok. Fiorella, il microfono spento. Non te lo posso attivare. Non so se dalla regia qualcuno mi può aiutare per attivare il microfono di Fiorella. Sì, adesso lo attivo.
Dovrebbe essere attivato, dottoressa Belpoggi. No, non è attivato. Un attimo solo. No, lo faccio io, attivato. Eccolo. Sì, è attivato, è attivato. Scusate, ma ho cominciato dalla fine. Ah, no, non ti preoccupare perché non ti sentivamo. No, le tecnologie sono un po' così, non sono sempre collaborative. Ecco, mi vedrete ogni tanto guardare un po' di lato perché ho uno Certo. schermo più grande a lato e quindi mi oriento meglio. Posso, Fiorella, invitarti a ampliare le diapositive così sono ben visibili a tutti? Perché in questo Questa momento. io ce l'avrei al massimo in questo momento, non è così? No, No. non si vede in piccolo e si vede quella successiva al lato. Cavolo. Perché? Prova a cliccare su impostazioni di visualizzazione in alto. No, questa è un'altra No, cosa, per e il forse doppio se la schermo. chiude, Ecco, ecco, perfetto, eccola, eccola, eccola. perfetto. Avanti, grazie Fiorella. Vi chiedo scusa, non Ci so, sono mancherebbe. imbranatina con queste cose. Bene, il titolo che abbiamo dato a questo webinar è Perché occorre vietarlo in Europa. Allora io mi sono posta nella posizione di avere delle persone nel salotto di casa mia che mi dicono: Ma tu, Fiorella, che fai questo lavoro? Si parla tanto del glifosato. Perché tu sostieni che occorrerebbe vietarlo? E vi darò la risposta. E la risposta viene dal fatto che io già qualche anno fa mi ero rivolta a delle domande, cioè dopo il 2015, quando la IARC aveva detto che il glifosato era un probabile cancerogeno. Erano sorte una serie di obiezioni, era stata accusata la IARC di aver esagerato, di avere malvalutato i dati. E io mi sono chiesta, ma insomma, noi abbiamo questo composto che è, almeno fino all'ultimo rapporto ISPRA che ricordo, era il pesticida insieme all'AMPA, che è il suo sottoprodotto, era il più diffuso a livello nazionale, ma anche nel mondo. Quindi un composto che più o meno espone tutta la popolazione, dai bambini agli anziani, dalle donne in gravidanza agli adulti. E quindi mi sono detta: ma hanno mai studiato quelli che sono i livelli di esposizione che noi ritroviamo nella popolazione generale? Ci sono degli effetti avversi diversi dal cancro che possano in qualche modo giustificare il fatto che questo pesticida non erbicida non debba più essere fra di noi? E se ci sono effetti avversi, quali sono questi effetti avversi? E allora, siccome il mio lavoro è quello della ricercatrice, a quei tempi dirigevo un laboratorio con 30 ricercatori e la capacità di poter fare un mega studio su basse dosi, cioè dosi equivalenti a quelle a cui noi stessi siamo esposti, sono riuscita a convincere il nostro consiglio di amministrazione a trovare i fondi almeno per cominciare lo studio, e così è stato. Quindi vi parlo non di opinioni, vi parlo di quello che io ho visto con i miei occhi, perché sono un patologo e quindi al microscopio ho potuto vedere quelli che erano i danni correlati all'esposizione. Per non viaggiare da soli, anche perché nessuno di noi è tuttologo e nessuno di noi può inventarsi le professionalità, ci siamo circondati di una serie di esperti che potevano investigare i diversi aspetti della tossicità, dalla neurotossicità alla genotossicità, alla capacità di interferire col sistema endocrino. E come vedete, questa era la lista dei partners che l'Istituto Ramazzini ha avuto ed ha tuttora per completare lo studio e per fornire dei dati che fossero solidi, perché non ci interessava affatto dire che il glifosato era pericoloso, ci interessava vedere
sapere se era pericoloso e se lo fosse stato, a che livelli di dose e cosa si poteva fare per limitare i danni. Quindi questi erano i nostri partner. Perché siete spariti? Siete spariti nella mia. Voi vedete la mia No, presentazione? abbiamo perso la presentazione. Ti vediamo a te, ma non alla presentazione. Oh cavolo, perché fa così? Scusatemi. Provi a ricondividerlo, oppure la ricondivido io. No, no, aspetta, aspetta. Vediamo. Eravamo qui. Vedete adesso? No, No. devi probabilmente rifare la procedura di condivisione di Zoom. Sì, dove è scritto in basso in verde condividi schermo. Il mio problema è che io adesso ho lo schermo pieno della presentazione. Comunque, proviamo a È vedere. un attimo che allora provo a condividerla io. No, no, un attimo, condividi Sì, prego, schermo. prego. Adesso? Adesso sì. Sì, metti magari in Sì, modalità presentazione in sono in basso. modalità presentazione, va bene. Già fatto. No, quello accanto, il Esatto, quello. esatto. Forse è un problema di connessione, Fiorella. Infatti ora ti vedo ferma. Adesso? No, adesso è tornato come all'inizio con il fondo grigio. Non so cosa posso fare perché Allora, vediamo tolgo io un attimo la condivisione, da la tolgo io un attimo. un attimo, la Da un tolgo attimo. io, l'ho Solo. tolta io. Adesso vediamo se riesco a condividerla io. Io ce l'ho su tutti e due gli schermi, non capisco perché non ce La l'abbiate. vedete? Sì, mettila grande e procediamo. Vai. La posso Sì. muovere io o la devi muovere tu? No, no, la deve muovere In Rita. questo momento la devo muovere io. Beh, Eravamo arrivati qui, mi sembra, no? esattamente. Ok. E poi quando devo andare avanti, me lo dice, io Adesso va, puoi vado andare avanti. Stage 1, ok. piano sperimentale. Ecco, ci sono. Cioè, Benissimo. io lo vedo, lei lo vede? Io sì. Ok, perfetto. Siamo partiti studiando quella che è l'acceptable daily intake ha messo negli Stati Uniti, che è 1,75 mg per chilogrammo di peso corporeo. Perché non siamo partiti dal livello europeo? Perché era veramente molto basso e poi perché questo tema non coinvolge solo gli europei, ma coinvolge la popolazione del mondo, compresi gli Stati Uniti. E quindi siamo partiti con un esperimento pilota perché soprattutto c'era preoccupazione su come monitorare i livelli di glifosato e di AMPA nelle urine ed eventualmente negli organi, nel sangue, perché il glifosato non è facilissimo da studiare, crea dei picchi ma non è costante, quindi c'erano queste difficoltà e volevamo vedere prima di iniziare uno studio su larga scala se era compatibile con i livelli di dose che noi volevamo studiare. Quindi questo era il primo studio in cui abbiamo studiato il glifosato da solo alla ADI e il Roundup alla dose equivalente di glifosato, cioè del formulato del glifosato. E ci siamo dedicati ad un disegno sperimentale che in qualche modo riproducesse la situazione espositiva umana, cioè la madre in gravidanza, il neonato,
il bambino e poi il giovane adulto, cioè un'età compresa, se fosse paragonabile all'uomo, al momento della vita embrionale fetale fino allo sviluppo, fino all'età adulta, fino ai 18 anni, diciamo, perché un ratto campa circa 3 anni e ogni 10 anni corrispondono a 6 settimane per un ratto, quindi c'è la possibilità di fare questo confronto. Ecco, che cosa abbiamo studiato? Se c'erano evidenze di interferenza endocrina a carico dei diversi organi o tessuti che producono ormoni e che quindi creano l'equilibrio ormonale negli esseri viventi. E abbiamo studiato una serie di parametri a partire dal peso corporeo a finire con l'aneuploidia spermatica. E in particolare per quello che riguarda la interferenza endocrina, dalla numerosità delle nidiate fino al birth index, cioè al numero dei piccoli generati per ogni parto e così via, cioè sia dei parametri diciamo misurabili in vivo che parametri invece misurabili attraverso lo studio dei liquidi biologici. Quindi, per ogni nidiata, vedete, abbiamo fatto questo tipo di misurazione, cioè la qualità delle nidiate per numero e peso medio, la distanza anogenitale, che è un parametro che viene utilizzato per vedere se ci sono alterazioni, cioè se equilibrio dell'estrogeno e del testosterone sono mantenuti o se ci sono alterazioni. E il primo estro, perché nel caso di alterazioni dell'attività estrogenica, il primo estro viene dilazionato, la separazione balano-prepuziale, che è anche questo un indice di interferenza endocrina, e il ciclo estrale nel suo insieme. In due coorti, una coorte studiata fino a 6 settimane di età, cioè fino all'infanzia, e un'altra invece fino all'età dello sviluppo. Insomma, che cosa abbiamo trovato? Oltre ad analizzare la parte in vivo che vi ho mostrato prima, siamo andati anche a guardare tutti gli ormoni, analisi ormonali ed ematologiche e esami ematochimici. Abbiamo eseguito l'analisi dello sperma, l'istopatologia e la trascrizione atomica e i risultati quali sono stati. Abbiamo notato che la distanza anogenitale al quarto giorno di vita, che è il giorno in cui ancora si mantiene quella indicativa di eventuali effetti avvenuti durante la gestazione, era significativamente aumentata sia nei maschi che nelle femmine, e questo indica un'iperattività del testosterone, cioè un aumento del testosterone. E abbiamo visto che in contemporanea risultava significativamente ritardato lo sviluppo sessuale nelle femmine. Questi sono dati che io ho visto, sui quali testimonio e che mi pare che siano anche degli effetti avversi molto importanti, perché noi vediamo oggi che alcuni parametri relativi all'attività ormonale nei giovani e anche nei bambini sono spesso alterati. E quando siamo andati ad analizzare il sangue, perché se è così. Arrivo. Oltre ai parametri che vi ho mostrato, abbiamo analizzato nel sangue un'altra serie di parametri che adesso mi scappa via questo. Ecco, molto importanti, e in particolare abbiamo notato, come è stato notato in tanti altri esperimenti, fra i quali anche quelli valutati dalla IARC per dire che il glifosato era cancerogeno, alterazioni a livello dei reni. Cioè
una degenerazione dei tubuli renali e un'infiammazione generalizzata soprattutto nelle mamme e altri parametri del sangue alterati, ma quello che era veramente evidente e statisticamente significativa era l'alterazione del microbiota intestinale, soprattutto nelle prime fasi della vita. E un aspetto che non è da sottovalutare perché è correlabile anche alla cancerogenesi, la presenza di micronuclei, cioè la genotossicità. Tutto questo è stato pubblicato e riguarda l'esperimento pilota, cioè quello di 13 settimane. Questi sono i lavori che abbiamo pubblicato, ma avevamo a questo punto il nostro obiettivo, che era quello di valutare cosa succedeva nel lungo termine, quindi approfondire lo studio nelle diverse finestre di rischio durante l'arco della vita, soprattutto per vedere se si ripetevano i risultati che noi avevamo già osservato. E questa volta nell'esperimento cronico che iniziava con le madri in gravidanza e finiva a 130 settimane, che equivale più o meno agli 80 anni nell'uomo e 75-80 anni nell'uomo, quindi comprendeva tutto l'arco della vita, abbiamo studiato delle dosi che, come vedete, sono piuttosto basse. Siamo partiti dalla dose più alta di 50 mg per chilo di peso corporeo, che è la cosiddetta NOEL, cioè la dose che non ha mostrato effetti negli altri esperimenti di tossicità cronica, fino ad arrivare a 0,5, che è l'acceptable daily intake europeo. Quindi la situazione è espositiva, che è plausibile anche nella popolazione generale. Lo studio è concluso, cioè la parte vitale dello studio è concluso. Abbiamo eseguito già anche l'istopatologia e i risultati finali di questo studio verranno in gran parte comunicati dopodomani, mercoledì, al congresso del Collegium Ramazzini che si sta tenendo in questi giorni proprio a Bologna. E come vedete, anche qui il disegno sperimentale, che c'è molto complicato, sul quale non mi voglio soffermare, ma che ha due braccia di ricerca. Uno dei due bracci comprende la cancerogenicità e la tossicità subcronica, cioè a lungo termine. Poi nel contempo abbiamo eseguito dei prelievi in diverse finestre di rischio per valutare quei parametri che avevamo già studiato nell'esperimento pilota. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che i dati dell'esperimento pilota erano confermati intanto. Abbiamo aggiunto in questo studio a lungo termine anche la neurotossicità, di cui al momento ancora non ho i risultati, ma insomma, perché io sono convinta che conviene vietarlo in Europa, questo erbicida? Per quello che ho visto, cioè gli effetti che vi ho dimostrato e che abbiamo visto nel nostro studio, sono effetti che le linee guida attuali non tengono in conto, cioè se noi lavorassimo con un progetto sperimentale come quello che viene richiesto dalle linee guida internazionali, questi dati non verrebbero fuori, cioè le dosi sono così basse che loro non le considererebbero plausibili. Il tipo di studio così nazionale, cioè così riferibile alla popolazione umana, non viene preso in considerazione. Allora, partiamo dal fatto che la IARC ha detto probabile cancerogene. Già questo era un allarme che doveva portare a un principio serio di precauzione, cioè bisognava dire questo composto è un probabile cancerogeno, quindi mettiamolo in giro meno che si può. Ma adesso sappiamo anche che è un interferente endocrino. E non è solo il Ramazzini ad averlo visto, e altrettanto hanno visto anche altri laboratori che altera la composizione del microbioma intestinale, che è genotossico e provoca la formazione di micronuclei, oltre che alterazioni dell'espressione genica, ed è neurotossico. In più vi dico, uno studio fatto dal Mount Sinai School of Medicine a New York, che ha preso in esame una coorte simile a quella
cioè di, umana, di donne lavoratrici esposte al glifosato e ha visto nelle figlie di queste donne gli effetti di allungamento della distanza anogenitale, ha visto l'allungamento del periodo in cui insorge il primo estro, quindi questi effetti sono già stati visti anche nella popolazione umana. Poi c'è la neurotossicità. Sappiamo che questi dati sulla neurotossicità erano già disponibili e che sono stati, non sono stati presentati ad EFSA, quindi EFSA non ha potuto valutarli, così come non ha potuto valutare completamente lo studio che vi ho appena mostrato e che ha una rilevanza enorme. Intanto sono quasi 5.000 ratti, per cui le dosi sono così basse, ma il numero di animali è molto alto, per cui verranno monitorate anche lesioni con un'incidenza piccola, ma è quello che noi vogliamo, perché visto che la popolazione è a livello globale esposta, quelli che potrebbero ammalarsi per patologie correlate al glifosato sono milioni di persone, per cui anche noi abbiamo dovuto riprodurre una popolazione significativa. E quindi mancano i dati dei ramazzini, mancano i dati sulla neurotossicità, che non abbia fretta l'Europa, cioè che vada a fondo di questo lavoro, perché se ce lo dobbiamo tenere ancora per 10 anni il glifosato, ecco, nel frattempo quante persone potrebbero ammalarsi? Quindi, per chiudere, perché occorre vietarlo, direi alle mie amiche nel salotto. Uno, è una sostanza pericolosa per la salute e lo sappiamo. Due, non sono entrato nel tema perché non è neanche la mia specialità, ma ci sono più di tante pubblicazioni che dimostrano che può essere sostituito con dei modi, diciamo, fisici, cioè di intervento agricolo, di sovescio, di intervento, diciamo come si faceva un tempo sulle piante infestanti, non ultimo l'utilizzo dell'agricoltura di precisione. Il glifosato non è il più pericoloso dei pesticidi in circolazione, ma è l'esempio paradigmatico della difficoltà che ha l'Unione Europea a promuovere e rispettare la politica del farm to fork, perché se noi rinnoviamo il glifosato per 10 anni, cosa facciamo con tutti gli altri pesticidi pericolosi che abbiamo sul mercato? Ecco, questa è la mia visione. Ho finito e ringrazio Grazie, e spero grazie. e mi scuso per l'incidente di percorso. Grazie a voi. Nessun problema, Fiorella, capita a tutti, poi probabilmente c'era anche un po' di problemi di connessione, di velocità della connessione. Grazie mille, Fiorella, come sempre, puntualissima, poi direi anche molto azzeccata, no? L'idea di alcune amiche nel salotto di casa, anche per poter, come dire, non parlare tra uomini, tra persone di scienza, ma con appunto chi ci sta seguendo, che probabilmente appunto non è nel settore, Ok, perché chi è nel Francesco, settore il sapere se te lo tieni dentro non serve a esatto. nessuno, il sapere bisogna metterlo fuori, farlo vedere agli altri, ecco. Le decisioni vanno prese sulla base scientifica dei risultati di esperimenti ben condotti, e questo è il caso. Esatto, Grazie assolutamente. Sono anche molto d'accordo con l'appello finale come dire, abbiamo giustamente una Commissione europea che quando si è insediata ha dato alla transizione ecologica, al farm to fork, quindi un'impronta green importante. Si deve non solo fare le grosse riforme che spero arrivino in fondo, che stanno portando avanti sull'inquinamento dell'aria, eccetera, eccetera, ma anche appunto dare dei segnali chiari su cose anche più semplici, se volete, da realizzare come questa. Detto questo, io passerei la parola alla dottoressa Pace, Manuela Pace, che appunto rappresenta ISPRA, e che ci dà un approfondimento sicuramente, più legato agli aspetti anche strettamente ambientali, perché poi c'è un tema di cui non parliamo, almeno in ISDE parliamo poco, diciamo, per ovvi motivi, perché ci concentriamo più sul tema della salute, ma c'è un problema legato anche alla biodiversità, legato ovviamente ai pesticidi, legato nello specifico al glifosato. Insomma, Emanuela, credo che tu ci possa fare un focus importante sugli aspetti più strettamente
legati all'ambiente. E poi una domanda te la faccio subito, ma il governo ha deciso, ma non vi chiede pareri su queste cose prima di prendere queste decisioni? Decisioni sull'autorizzazione? Esatto. Per quanto riguarda l'autorizzazione, ci sono dei comitati predisposti a questo e l'autorizzazione del glifosato deve avvenire prima a livello europeo e quindi è l'autorizzazione Certo. della sostanza attiva in sé e poi a livello nazionale ogni Stato membro, se la sostanza è stata autorizzata a livello europeo, può decidere o meno di autorizzare i prodotti che contengono la sostanza attiva. E quindi lì interviene un altro passaggio, un'altra procedura in cui sono coinvolta anch'io e che vede quindi gli esperti studiare la documentazione e valutare se i prodotti che contengono quella sostanza attiva possono essere o meno autorizzati a livello nazionale. Questo perché l'Europa dà le linee e quindi indicazioni sulla possibilità di utilizzare la sostanza attiva e poi demanda agli Stati membri, a seconda appunto delle loro particolarità territoriali, la possibilità o meno di autorizzare il prodotto sul proprio territorio. E quindi Sì, no, questa era una questo come domanda, se due vuoi, Emanuela, passaggi. che era una domanda più anche legata rispetto nel momento in cui il governo va a rappresentare l'Italia in Europa e a dare un voto o meno sulla proposta della Commissione. Ero curioso di capire se quella posizione La era frutto di un posizione confronto con le agenzie governative. assolutamente, sì, la posizione è quella diciamo, il capofila è il Ministero della Salute. Ma il Ministero della Salute si consulta anche con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Agricoltura. E dopo le varie consultazioni, appunto, viene portata avanti la posizione comune, condivisa con gli altri ministeri. Comunque, la decisione è sempre quella del Ministero della Salute. E quindi anche in questa fase io come tecnico ISPRA ho dato le mie indicazioni legate soprattutto a quello che è la presenza del glifosato nell'ambiente, le misure che abbiamo raccolto noi attraverso il monitoraggio di questo erbicida nelle acque superficiali e sotterranee, perché ISPRA coordina questa attività. Noi come ISPRA realizziamo un rapporto nazionale della presenza dei pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, raccogliendo quindi le informazioni, i dati di monitoraggio che vengono prodotti dalle agenzie regionali per l'ambiente. E questo documento viene realizzato in circa ogni 2 anni. Attualmente stiamo elaborando i dati del 2021, dei dati del monitoraggio 2021. Quelli del monitoraggio 2020 sono stati pubblicati già l'anno scorso. E proprio sulla base di questi dati io ho fatto le mie osservazioni, relativa al fatto che comunque, essendo veramente la sostanza tra le sostanze più vendute a livello nazionale, parliamo di vendite annue maggiori di 1.000 tonnellate annue, il glifosato e il suo principale metabolita, che è l'AMPA, si ritrovano nelle acque, sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee. E nelle acque sotterranee anche a concentrazioni superiori a quelli che sono i limiti normativi e i limiti autorizzativi della sostanza. E io ho delle diapositive di appoggio che possono un po' aiutare a Certo. capire i numeri di cui vi posso parlare. Dunque. Dunque, il glifosato, come qualsiasi altro pesticida, una volta immesso nell'ambiente, questo
può ritrovarsi nei vari comparti ambientali. In questa diapositiva rappresento un po' l'esposizione indiretta dell'uomo attraverso l'ambiente, perché ritrovandosi poi nei diversi comparti ambientali può ritrovarsi quindi nel raccolto e quindi il mangime per gli animali di allevamento, ma anche nelle acque superficiali e sotterranee. Nelle acque superficiali può essere presente negli organismi acquatici, quindi nei pesci, nelle acque sotterranee, nell'acqua potabile, e gli animali di allevamento producono quelli che sono i prodotti derivati, il latte, la carne, e tutte queste rappresentano una fonte di nutrimento per l'uomo. E quindi parliamo di esposizione per l'uomo attraverso l'ambiente. La problematica dei pesticidi in generale, del glifosato in particolare, è quella che i pesticidi sono comunque delle sostanze pericolose, perché sono delle sostanze che sono realizzate per combattere gli organismi che noi consideriamo dannosi per le colture agricole, quindi comunque possono avere degli effetti nocivi anche su tutti gli altri esseri viventi. Per questo, diciamo che l'Europa, e quindi anche a livello nazionale, si è dotata di un quadro normativo molto importante che regola l'uso dei pesticidi, la messa in commercio, l'uso e poi la presenza di pesticidi negli alimenti. E quello che facciamo noi è verificare poi effettivamente qual è la loro presenza nell'ambiente mediante i dati di monitoraggio. E nell'ultimo rapporto, ecco, non l'ho condiviso con lo schermo intero. Ok. Questi che vi presento sono i dati di monitoraggio dei pesticidi nel 2020, ma della totalità dei pesticidi. Le misure che vengono fatte di concentrazione dei pesticidi nelle acque vengono raffrontate con quelli che sono i limiti di legge. E quando parliamo di pesticidi parliamo di standard di qualità ambientale. Questi dati sono relativi quindi alla presenza di pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee rispetto agli standard di qualità ambientale. E le stazioni di monitoraggio in cui sono misurate le concentrazioni di pesticidi sono diciamo indicate con il colore rosso se le concentrazioni superano gli standard di qualità ambientale, in blu se le loro concentrazioni sono al di sotto di questi standard di qualità ambientale, o sono in grigio se non sono stati ritrovati i pesticidi. E gli standard di qualità ambientale sono quelle concentrazioni che non devono essere superate al fine di tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente, perché sono concentrazioni stabilite scientificamente sulla base di dati scientifici di tipo tossicologico e ecotossicologico. Ora, in questa diapositiva che vi presento sono un po' il ritrovamento, sono i vari punti rossi, blu e grigi che sono stati ritrovati sull'intero territorio nazionale e rappresentano, come abbiamo detto, la totalità dei pesticidi. Si può vedere come la distribuzione dei punti rossi, quindi punti con concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale per le acque superficiali e sotterranee. Ma volevo mostrarvi un po' in più quello nel dettaglio quello che riguarda il glifosato. Il glifosato è tra le sostanze che maggiormente si ritrova nelle acque superficiali e sotterranee, e anche a concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale. C'è una piccola premessa da fare: gli standard di qualità ambientale abbiamo detto che sono concentrazioni che si stabiliscono sulla base di dati tossicologici.
però sono state fissate a livello europeo, quindi valgono sull'intero nazionale, il territorio europeo, sono state stabilite per un numero di pesticidi veramente esiguo. Non è stato fatto per il glifosato, non ancora. Per cui quando parliamo di limiti di legge che devono essere rispettati per il glifosato, parliamo di una concentrazione che è diciamo amministrativa ed corrisponde a 0,1 microgrammi litro, sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee. Nelle acque sotterranee questo valore di 0,1 microgrammo litro corrisponde anche al valore autorizzativo. Quindi nelle acque sotterranee questo valore non deve essere superato anche al fine di autorizzare o meno il pesticida. E questi istogrammi rappresentano la frequenza di ritrovamento del glifosato e del suo metabolita AMPA nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. Vediamo che nelle acque superficiali vengono superate queste concentrazioni per il glifosato nel 21% dei punti, per l'AMPA nel 52% dei punti, e nelle acque sotterranee questo superamento è relativo all'1,7% dei punti e per l'AMPA nell'1,5% dei punti. E questo che dice che comunque a livello nazionale il glifosato e il suo metabolita sono riscontrati anche a concentrazioni superiori al limite normativo. In quest'altra diapositiva vi mostro invece quella che è la tendenza di ritrovamento del glifosato e dell'AMPA. E per le acque superficiali e per le acque sotterranee. Qui si può vedere un andamento in crescita del ritrovamento e questa tendenza, dobbiamo dire che effettivamente è legata soprattutto all'efficacia con cui viene cercato il glifosato. Infatti il glifosato, nonostante sia la sostanza più utilizzata in Italia, tra le sostanze più utilizzate a livello nazionale, sull'intero territorio, veniva fino al 2013 veniva cercata in un'unica regione in Italia. Poi questa ricerca è aumentata, oggi nel 2020 è cercato in 14 regioni, quindi anche i ritrovamenti in proporzione sono aumentati. E per quanto riguarda l'anno 2020, il glifosato viene ritrovato circa nel 50% dei campioni. Adesso qui parliamo solamente del ritrovamento come presenza di glifosato, non facciamo il confronto rispetto ai valori di concentrazione, quelli che ne abbiamo visti prima. E comunque ci dice che quasi il 50% dei campioni contiene la molecola glifosato, quindi a concentrazioni che possono essere anche molto basse, ma anche a concentrazioni che possono essere importanti dal punto di vista del confronto con lo standard di qualità ambientale. E nelle acque sotterranee anche si evidenzia questi ritrovamenti, anche se a frequenze di ritrovamento più basse. Questi quindi sono i dati che vi volevo presentare e che dire, il glifosato, quindi questi aspetti sono stati sottolineati per quanto riguarda la sua presenza nelle acque, che è comunque importante ed è diffusa sull'intero territorio, e il fatto che si ritrovi nelle acque sotterranee è soprattutto indice del fatto che è una sostanza fortemente utilizzata a livello nazionale, perché come proprietà il glifosato no, non è una sostanza che tende ad andare nelle acque sotterranee. La motilità del glifosato nel suolo è molto bassa, non è importante, quindi difficilmente raggiunge
le acque sotterranee, ma il fatto che noi lo ritroviamo nelle acque sotterranee è legato soprattutto al fatto che è presente, la sua presenza nell'ambiente è importante. I dati che vi ho fornito io sono solamente quelli relativi alle acque, non sono, ci sono pochi studi rispetto alla presenza nel suolo. E quindi questi aspetti sono stati poco studiati. Per quanto riguarda gli aspetti di biodiversità, ovviamente il glifosato è stato classificato come una sostanza che determina, è classificato come acquatico cronico 2, quindi ha una classificazione di pericolo per l'ambiente acquatico di tipo cronico. Le classificazioni ambientali vanno a valutare sia gli aspetti di pericolosità acuta che gli aspetti di pericolosità cronica. La pericolosità acuta è quella che fa riferimento a un'eventuale tossicità per gli organismi acquatici dovuta a un'esposizione immediata nel giro di poco tempo alla sostanza, mentre la tossicità cronica studia gli effetti di tossicità per lunghi periodi di tempo in relazione al ciclo di vita degli organismi. E il glifosato risulta avere una tossicità di tipo cronica, ma è una tossicità di tipo cronico 2, non è la più elevata. La tossicità di tipo cronico 1 è invece una tossicità più elevata per quanto riguarda, diciamo, il grado di pericolosità per l'ambiente. Grazie Manuela, non so, non ti volevo Prego. interrompere. Mi sembra che stavi andando a finire il tuo intervento. Sì. E niente, quindi la tossicità per l'ambiente mi dà anche un valore se vogliamo, di effetto sugli ecosistemi, e gli ecosistemi sono quelli che costituiscono poi la biodiversità nell'ambiente. E sappiamo che in un ecosistema tutti gli organismi sono tra di loro legati, esiste una rete, un flusso di materia e di energia tra gli organismi che costituiscono un ecosistema, e se un anello della rete risulta più debole perché in qualche modo è danneggiato dalla presenza di una sostanza, di un inquinante, questo si ripercuote sull'intero ecosistema. E c'è anche da dire che gli ecosistemi hanno una resilienza molto importante, si adattano all'ambiente, quindi un fattore di stress che è rappresentato da un inquinante può essere anche in qualche modo l'ecosistema può adattarsi a questo fattore di stress ricostituendo i nessi che costituiscono i legami tra i vari organismi dell'ecosistema e quindi ri ripristinando le condizioni iniziali di equilibrio. Grazie Manuela, Prego. con quest'ultimo intervento, con quest'ultima affermazione, come dire, hai risposto anche a una delle domande che sono state fatte sui social, su Facebook. Un'altra domanda per te, velocissima, che stiamo andando in conclusione, me lo chiedevo anch'io, a dire la verità, cioè qual è l'unica regione dove si è sempre cercato, come dire, il glifosato e quali sono invece le regioni che tuttora non vanno a fare il monitoraggio? È una curiosità poi anche per... La regione che per prima ha cercato il glifosato e che attualmente lo fa è la Lombardia. E infatti i nostri dati già dal 2003, noi abbiamo dati di monitoraggio che risalgono alle analisi eseguite in Lombardia. Attualmente 14 regioni, anzi nel 2021 siamo arrivati a 16 regioni che monitorano il glifosato nelle acque.
E quindi diciamo tutta la parte settentrionale dell'Italia è coperta dal monitoraggio, nella parte centro-meridionale alcune regioni non attuano il Il monitoraggio monitoraggio. del pesticida. Aggiungo un elemento, ormai si parla di regioni, ci sono anche delle regioni, la Toscana, perché lo so per ovvi motivi, che hanno addirittura, qui non si va più, esco dal campo della dottoressa Pace, vado su quello, diciamo, normativo. Ci sono alcune regioni come la Toscana, se non sbaglio anche l'Emilia, però sono certo solo della Toscana, hanno vietato l'uso del glifosato negli ambienti pubblici, quindi non è possibile nei comuni della Toscana utilizzarlo nei giardini, nei cimiteri, nei luoghi pubblici, proprio per venire incontro, come dire, alle preoccupazioni che il mondo scientifico ha sollevato in questi anni rispetto a questo prodotto. È un dibattito Grazie alla dottoressa. nazionale che vale a livello nazionale, non solo la regione Ah. toscana, ma a livello nazionale il glifosato non può essere utilizzato su luoghi pubblici, Ah, come ero rimasto, però è una roba relativamente recente, è perché del fino a qua. 2016. Ah, ok. Allora ero rimasto un po' indietro, quindi meglio, bene, quindi Sì. non è utilizzabile. Quindi ci sarà un motivo, no? Se viene presa questa decisione, detto questo, importante. Detto questo, ringrazio la dottoressa Pace per l'illustrazione che ci ha fatto. Chiedo a Fiorella, la dottoressa Belpoggi, se ha qualcosa da aggiungere, se no andrei verso la chiusura di questo incontro, perfettamente in tempo, tra l'altro. Solo una domanda, Francesco, dice, ho saputo che gli altri Ah. erbicidi come alternativa al glifosato non danno alcuna sicurezza. No, ce ne sono di diversi tipi e ci sono anche quelli che danno sicurezza. Ecco, non è vero, è che ci dobbiamo abituare ad un'agricoltura diversa. Infatti questo webinar è promosso da Cambiamo Agricoltura. Cioè, bisogna affrontare il tema agricolo con una visione a lungo termine, cioè di sostenibilità. Quindi abituarci ad un altro modo per andare incontro alle esigenze di un'agricoltura più sana. Io non sono un'esperta di alternative, ma ho letto documenti sia di Pan-Europe che di Sustainable Pools, che è un'altra organizzazione basata, mi sembra, in Inghilterra, che si occupa di questo tema. Io ho visto che ci sono anche erbicidi organici che derivano, per esempio, dalla distillazione dell'aceto, cioè dall'acido acetico concentrato, che non hanno problematiche di tossicità quanto il glifosato e che possono essere utilizzati. Ma non voglio approfondire questo tema perché non è mio. Sì, Le no, ho appena, Fiorella, scusa se interrompo, ma ho appena risposto io al commento dell'ascoltatore, linkando lo studio di PAN che citavi anche tu, lo studio, il pamphlet, la pubblicazione di PAN, che va proprio a presentare come gestire le erbe infestanti in maniera alternativa rispetto al glifosato. Bravissimo. Pamphlet che abbiamo tradotto noi in italiano, quindi ci perdonerete se poi. L'ho tradotto io dei medici di Isda, quindi ci perdonerete se poi l'italiano non è perfetto perché non siamo traduttori dall'inglese, però ci abbiamo provato e credo che sia abbastanza chiaro. Scusami, Benissimo, Fiorello. altro. Bene, se non ci sono quindi altre domande, ringrazio di nuovo tantissimo la dottoressa Pace, la dottoressa Belpoggi, ovviamente Rita Runza, diciamo segretaria organizzativa della coalizione Cambiamo Agricoltura, che è sempre dietro le quinte, ma il cui lavoro è fondamentale per la riuscita di questi eventi. Grazie Rita, ma soprattutto grazie Fiorella ed Emanuela per i vostri contributi. A risentirci Incrociamo presto, speriamo, per quanto mi riguarda, con una decisione dell'Unione Europea che ci le dita. farà. Esatto. Buona serata, buona settimana e buona serata a tutti gli ascoltatori e Grazie, grazie. ascoltatrici, a voi.